Il percorso delle grotte alte, in questo caso sono basse per la verità, di Vittoria dovrebbe incominciare da questo punto. E mi meraviglio che le associazioni ambientaliste o coloro i quali si occupano di queste problematiche interessanti, importanti della nostra città, non abbiano inteso segnalare all'opinione pubblica e alla stessa amministrazione comunale le condizioni di una delle più importanti grotte alte di Vittoria ed è quella che è allocata in via Eperia all'inizio di via Eperia, dove la città è stata fondata. Questa è una delle grotte più interessanti perché era la più vicina al fiume Ippari e quindi abitata in età neolitica e proprio per queste sue caratteristiche di essere nella parte alta e la più vicina nello stesso tempo al fiume. E sopra le grotte vi sono degli edifici che abbiamo visto in che condizione sono. Sono pericolanti, cadenti, si attende la tragedia da un momento all'altro, segnalata agli organi dello Stato e al Comune di Vittoria da parecchio tempo, ma nessuno interviene. Ora qui vediamo in che condizioni si trovano le grotte alte dei percorsi turistici, ma non è la sola, l'unica grotta alta veramente, che non può essere soltanto un nome. Dico agli amici, a coloro i quali hanno inteso valorizzarne il culto e la memoria, bisogna occuparsi delle condizioni concrete in cui le grotte sono. E le grotte sono queste, si trovano spostate rispetto all'anfiteatro, chiamiamolo così, posteriore al castello di Vittoria Colonna, alla sede dell'ex museo dove poi c'è un anfiteatro e sono delle grotte, collegate tra di loro, arrivano sino all'Enel, sino alla Via Palestro, sino a Carroedda, poi riprendono sino a Capitino. È un sistema di aggrottamenti importantissimi per la città, presente poi all'interno della stessa città di Vittoria. Ma le condizioni sono queste, guardate, è un deposito della qualunque. Ci sono anche aspetti interessanti, importanti, nel dopoguerra queste grotte furono adibite a stalle, questo famoso stallone, un stallone di un tempo, ma proprio per questo è importante, perché vi sono delle pareti murarie all'esterno che sono diciamo i resti di edifici che erano allocati sopra le grotte in continuità con le grotte stesse, quindi di una importanza enorme per la storia urbanistica, per la storia dell'insediamento umano che durante il periodo neolitico qui comunque inizialmente si insediò. L'appello che noi facciamo è questo: grotte alte sì, percorsi turistici sì, ma con la verità. Stiamo attenti, evitiamo di fare il doppio binario. Il binario unico deve essere: o c'è l'amore reale per queste cose, e allora tutto ok. Ma se prendendo qualche contributo dall'amministrazione comunale si deve stare zitti, la strada non è questa.
Bisogna denunciare questa cosa, se si amano questa cosa.